Marco, quando vuole fare qualcosa di carino per me, mi dice: cucino io. Ma invece di prendere spunto da libri o siti, sperimenta a mio rischio e pericolo. Per fortuna ci sono mariti più prudenti, come Alberto, che mi scrive: cara Benedetta, amo cucinare e ti seguo ogni volta che posso. Non sono un esperto e soprattutto con i dolci faccio un po' fatica. Vorrei fare una sorpresa a mia moglie per il nostro anniversario. Mi consigli un dolce facile ma molto scenografico? Alberto, non c'è problema. C'è una torta che ho chiamato furba che è perfetta per te. Per la torta furba a cuore ci serviranno 4 uova, 150 g di farina, 150 g di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci, 500 ml di panna, 500 g di fragole. Partiamo dal pan di Spagna. In una ciotola rompiamo le uova. E iniziamo a frullare. Aggiungiamo lo zucchero. E quando le uova sono belle gonfie, aggiungiamo la farina poco alla volta. Sostituendo 30 g di farina col cacao amaro otterrete un pan di Spagna dal sapore di cioccolato. E in ultimo aggiungiamo il lievito. Per cuocere il pan di Spagna ho scelto una teglia larga e bassa, così il pan di Spagna cuoce prima e non sono obbligata a tagliarlo a fette. Ho allargato bene l'impasto sulla teglia, che è 35 x 35 cm, e sotto ho messo un foglio di carta forno. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Capito? Già guadagniamo anche sul tempo di cottura, perché questo impasto in una tortiera classica da 24 cm deve cuocere almeno 40-45 minuti. Ho sfornato il pan di Spagna, lo sto lasciando raffreddare, intanto prepariamo la crema di farcitura. Anche questa facilissima. Panna montata e fragole. Versiamo la panna in una ciotola e la montiamo. La panna è pronta, mettiamola in frigorifero, altrimenti si smonta. Ah, io ho scelto panna e fragole perché è un accoppiato intramontabile, però potete fare anche cioccolato o pistacchio. Alberto, ho pensato, siccome deve essere una torta romantica, facciamo la forma di cuore. Quindi, utilizzando un foglio di carta forno piegato a metà, ho disegnato il contorno di mezzo cuore, ho ritagliato, così ottengo un cuore perfettamente simmetrico. Prendiamo il pan di Spagna e togliamo la carta forno. Per togliere facilmente la carta forno, lo rovescio. Ora appoggio lo stencil sopra il pan di Spagna, tenendomi lo spazio per poi ritagliare un altro cuore. E con un coltello appuntito, taglio. Così abbiamo ottenuto facilmente due strati. Queste parti qua, non buttiamole, ci serviranno per la decorazione. Siamo pronti a creare la nostra torta a cuore. Quindi riprendo la panna e per la bagna ho preparato del liquore allungato con l'acqua. Mettiamo il primo cuore su un piatto,
Ammorbidisco il pan di Spagna con un pochino di bagna. Farcisco con la panna montata. E me ne lascio circa la metà per ricoprire la torta. E arricchisco con un po' di fragole tagliate a pezzettini. In realtà, Alberto, tu non sei mica il primo che mi ha chiesto aiuto per fare una torta scenografica. Sono in tanti. In realtà è molto più semplice di quello che uno possa immaginare. Basta semplificare quei due o tre passaggi che ci fanno un po' paura, tipo tagliare il pan di Spagna a fette. Poi un altro problema è la gestione dei tempi, perché anche la cottura del pan di Spagna comunque richiede 40-45 minuti e spesso uno non ha tutto questo tempo a disposizione. Non ultimo, l'idea di dare una forma originale e in questo modo, col pan di Spagna largo e basso, uno si può sbizzarrire in mille modi. Ora ricopro con l'altro strato. Presso leggermente, così le fragole affondano nella panna. Bagno. Ricopro con la panna che avevamo tenuto da parte sia sopra che sui lati. Siamo arrivati al momento della decorazione. Dimenticatevi la sacca à poche. Anche questo passaggio sarà facilissimo. Il pan di Spagna che avevamo lasciato da parte, l'ho sbriciolato e lo attacco tutto intorno alla torta. E ora divertiamoci con le fragole. Le tagliamo a metà e le sistemiamo tutte sopra. Se non trovate delle fragole belle e fresche come queste, potete anche decorare con i frutti di bosco. Alberto, io la mia parte l'ho fatta. Adesso però la torta non l'assaggio. Aspetto che mi fai sapere tu se vi è piaciuta, ma soprattutto com'è andata la serata. Comunque, posso dirti una cosa? Tua moglie è una donna molto fortunata. L'ho fatta in casa per voi. Per fare la torta furba a cuore, in una ciotola rompiamo le uova ed iniziamo a frullare. Uniamo lo zucchero, la farina poco alla volta e il lievito. Rovesciamo l'impasto in una teglia grande 35-35 cm con un foglio di carta forno sul fondo. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Una volta sfornato, lasciamo raffreddare il pan di Spagna. Versiamo la panna in una ciotola, montiamola e mettiamola in frigorifero. Realizziamo con la carta forno uno stencil a forma di cuore. Usiamolo per formare due cuori di pan di Spagna. Iniziamo a formare la nostra torta mettendo il primo cuore sul piatto. Inumidiamo con la bagna e farciamo con la panna montata e le fragole tagliate a pezzettini. Mettiamo sopra il secondo cuore e ricopriamo tutto con panna montata. Decoriamo con il pan di Spagna sbriciolato i lati della torta e sistemiamo le fragole tagliate a metà sopra.